Il ritorno della prova scritta quest'anno vi spaventa? Allora, è da dire che dopo tutti gli anni che abbiamo passato di Covid è stato difficile soprattutto riprendere un metodo di studio dalla DAD al ritorno in presenza appunto, e le prove scritte, almeno sotto il mio punto di vista, spaventano perché sono più complicate e bisogna avere una preparazione diversa. Dell'esame vi spaventa anche quella che sarà la valutazione poi? In parte, anche perché abbiamo saputo i crediti, appunto il punteggio delle prove, dove il tema italiano varrà 15 crediti e quello della seconda prova 10, l'orale 25, e mentre i crediti accumulati nel corso degli anni valgono il 50%. Studenti rassegnati allo scritto, con alle spalle lunghi mesi di DAD e molte incertezze, ben diverso il pensiero degli adulti. Mi sembra che sia una cosa positiva, perché siamo un po' lassisti ultimamente con le scuole. Io sarei un po' più per il metodo tradizionale. E io penso che è giusto, insomma, uno deve essere maturo un po' in tutti i campi. Ecco. No, essendoci stato il Covid, qualcuno dice per due anni... Sono stati penalizzati giustamente, però terranno conto anche di questo. Ma la prova scritta è importante. Per me è molto importante la prova scritta, perché anche il ragazzo espone quello che ha e quello che sa fare. È molto importante. Meglio secondo me, sì. C'è bisogno un attimo di ritornare agli standard di prima, del lockdown, del Covid, di tutta questa situazione di emergenza. Ascolti, lei ha fatto l'esame di maturità, immagino. Sì, l'ho fatto. Che ricordo ha? Ma è un bel ricordo, è un bel momento alla fine, sì.